Ed eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento della cucina di casa Paturzo. Realizziamo subito insieme la genovese di mare o genovese di tonno, proprio perché l'ingrediente principale è il tonno, a parte ovviamente le cipolle. Per realizzare questo piatto abbiamo bisogno di circa 800 g di cipolle ramate. Molto famose sono quelle di Montoro, in provincia di Avellino, che sono davvero le ideali per realizzare questo piatto perché hanno un sapore dolce e perché mantengono la cottura molto lunga. Ci servirà poi dell'olio extravergine di oliva, un po' di vino, del brodo vegetale, sedano, una carota, sale. Io poi ho scelto come formato di pasta dei pennoni, ma ovviamente la genovese si realizza quasi sempre con gli ziti spezzati, però visto che io faccio una variante con il pesce ho preferito cambiare un po' tipologia di pasta. E poi ci servirà del tonno, circa 160 g di tonno. La prima cosa da fare, forse anche un po' la più difficile, è andare a tagliare le cipolle. Le cipolle, diciamo, sono un po' difficili da affettare senza piangere perché emanano degli enzimi che vanno ad irritare gli occhi, ma ci sono dei metodi che possiamo utilizzare per evitare questo piccolo problema. Ad esempio, dobbiamo usare sempre un coltello a lama liscia che sia ben affilato e lo possiamo mettere anche 10 minuti nel freezer prima di andare a tagliare le cipolle. Un altro trucchetto può essere quello di mettere proprio la cipolla per 10 minuti o un quarto d'ora nel freezer, in modo che questi enzimi vengano rilasciati in maniera più lenta. Oppure, quello che farò adesso, possiamo andare a mettere un po' di limone sulla base del tagliere, anche perché in questo modo non puzzerà di cipolla, cosa che non guasta. La cipolla va affettata in maniera molto molto sottile. Adesso andiamo a preparare la base per il soffritto della cipolla con sedano e carota. A preparare anche il sedano. A questo punto possiamo iniziare la cottura delle cipolle. La prima cosa da fare in un tegame, se ce l'avessimo di coccio sarebbe il massimo, ma io non ce l'ho, quindi utilizzo il mio classico wok. Andiamo a far soffriggere un pochino il sedano con le carote. Ho versato abbondante olio d'oliva. Dopo un paio di minuti aggiungiamo le cipolle. La cottura sarà davvero abbastanza lunga, c'è bisogno almeno di un'oretta e mezza di pazienza per avere la genovese, proprio quella classica napoletana. Infatti nelle case napoletane quando si cucina si spalancano le finestre e si sta lì per tanto tempo, perché è uno dei piatti più famosi che, come il ragù, prevede comunque una cottura bella lunga lunga. Adesso sfumiamo un pochino con il vino bianco. Facciamolo completamente sfumare. La cottura sarà molto lunga. Ora andiamo a coprire con un coperchio e man mano andiamo ad aggiungere il brodo,
per permettere che non si attacchino e affinché le cipolle possano diventare poi a fine cottura una purea. La cottura delle cipolle è quasi ultimata, manca pochino, mancano 10 minuti, quindi vado a prendere il filetto di tonno fresco e lo taglio a piccoli dadini. La genovese di mare con il tonno è ancora più napoletana della genovese napoletana ed è una variante di quella fatta ovviamente con la carne, è molto simpatica. La genovese non è un piatto genovese, però un po' ha a che fare con i genovesi perché nasce intorno al 600 quando degli osti genovesi sbarcarono a Porto di Napoli e cucinavano la carne proprio con una cottura lenta nelle cipolle, con le cipolle che comunque erano un ingrediente molto povero che quindi avevano un po' tutti. E da questo modo di cucinare la carne poi i napoletani hanno tratto uno dei piatti più tipici della tradizione napoletana. Adesso alziamo un pochino la fiamma e a fuoco bello vivace per 5 minuti andiamo a cuocere il nostro tonno a dadini. L'acqua bolle, andiamola a salare e andiamo a calare la pasta. Io ho scelto dei pennoni per fare un piatto un pochino più estroso, però ci vorrebbero gli ziti spezzati. La pasta è bella al dente e pronta e la andiamo ad unire alla nostra genovese per saltarla poi in padella in modo che sia ancora più saporita. Facciamola un po' insaporire, la saltiamo un pochino in padella e poi la andiamo a impiattare insieme. Andiamo ad impiattare insieme la nostra genovese. Una spolverata di pepe, una foglia di basilico e il nostro piatto è pronto. Per la genovese di tonno ci serviranno 160 g di pennoni, 180 g di filetto di tonno fresco, 800 g di cipolle ramate, una carota, una crosta di sedano, mezzo bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe.